Sono felice, ringrazio tutti quanti, le forze dell'ordine che sono state rapidissime, hanno trovato subito gli aggressori, la federazione che mi ha aiutato fin dal primo momento, ringrazio Alfio Giomi, Malagò, ringrazio la mia società, la C-Sport, ringrazio la mia famiglia, tutti i miei compagni che sono qui oggi, tutti i familiari, le persone che mi hanno scritto e mi hanno mostrato il loro sostegno. Dopo il buio e la paura spunta il sole. Desi Osacque ottiene l'ok dai medici per partecipare agli europei di atletica che iniziano il lunedì a Berlino. Finalmente l'atleta azzurra si mette alle spalle quanto accaduto nei giorni scorsi e guarda al futuro. I tre ragazzi piemontesi che l'hanno ferita colpendola a un occhio con un uovo lanciato da un'auto in corsa sono stati identificati dai carabinieri. Denunciati dovranno rispondere dell'aggressione a Desi e ad altre tre donne. Il loro gesto, definito dal padre di uno dei tre, Roberto De Pascali, capogruppo del PD di Vinovo, un gesto stupido di un gruppo di ragazzi che hanno spento il cervello e non un attacco razzista, ha comunque fatto conoscere al grande pubblico Desi, la discobola che giovedì prossimo a Berlino difenderà i colori dell'Italia. La rappresentativa che vuole in Germania, 91 atleti in tutto, vuole fare meglio di Barcellona 2010, miglior bottino italiano di sempre a una rassegna continentale. Grande attesa dunque, tra i nomi spicca quello di Filippo Tortu, velocista, classe 98, che a giugno, al meeting di Madrid, ha corso i 100 metri in 9,99, battendo il record di Mennea che resisteva da Città del Messico 1979. Filippo scenderà in pista martedì sera. Il mio obiettivo è quello di arrivare lì e dare il meglio di me stesso, poi se c'è qualcuno più forte di me posso solo fargli un applauso. Naturalmente vado lì non convinto ma deciso a battermi per sicuramente qualcosa di importante.